Buongiorno e bentrovati nella Sala Tinozzi o Sala dei Marmi che dir si voglia della provincia di Pescara per questa prima edizione della manifestazione denominata L'imprenditore ideale, un modo per dare il giusto e doveroso risalto a quei personaggi che hanno reso grande la nostra regione e si sono davvero distinti in questo momento particolare di congiuntura economica internazionale per aver fatto l'impossibile per salvaguardare i posti di lavoro, contraddistinguendosi anche per una corretta conduzione aziendale, all'insegna proprio della trasparenza e della professionalità. Sono persone che hanno un ottimo rapporto con la propria clientela e che noi abbiamo voluto convocare in questa sede. Volevo ringraziare da subito coloro che ci hanno supportato in questa prima edizione, che ricordo prende lo spunto da un'altra rassegna che portiamo avanti da 22 anni a questa parte, il primo maggio. Infatti il primo maggio noi festeggiamo il lavoratore ideale, lo facciamo sempre con grande passione, con grande dedizione, e quindi sulla scia di quella manifestazione che noi appunto iniziamo questo bel progetto, l'imprenditore ideale. Quindi volevo salutare gli amici della Banca Popolare delle Province Molisane che ci hanno supportato, ci hanno aiutato per questo progetto. Però e qui ci vuole un applauso più che doveroso per gli amici della Banca Popolare delle Province Molisane. A condurci in questo viaggio attraverso alcune delle persone, delle figure che hanno vergato dei momenti importanti nella storia economica della nostra regione sarà un volto noto del piccolo schermo, un maestro in giornalismo, e io con grande onore vado a presentare il direttore dell'emittente televisiva Rete 8, Pasquale Paciglio. Un applauso per lui. Pasquale, il microfono è tutto tuo. Grazie, grazie, buongiorno a tutti, un saluto ovviamente all'organizzazione Paolo Minnucci, Ulisse 2000 eccetera. Questa è la prima edizione di questo premio che vuole dare un riconoscimento pubblico alle eccellenze imprenditoriali della nostra regione, e ce ne sono tante, se ne sono state individuate 6 per questa prima edizione, 6 personaggi benemeriti che adesso vi faremo conoscere un po' più da vicino. Alcuni in verità sono molto schivi, appaiono poco sia sui giornali che in televisione, ma comunque lavorano per l'Abruzzo, per l'economia della nostra regione e anche per loro stessi, diciamolo, perché sono dei personaggi che portano avanti le loro aziende al meglio. Tanto è vero che questi 6 personaggi, l'organizzazione di questo premio ha deciso di dargli questo riconoscimento perché anche in questo periodo di crisi, di congiuntura, loro non hanno operato nessun licenziamento per quanto riguarda il personale, e questo fa onore alle loro aziende e alla loro attività. Però io vorrei stravolgere un attimo la scaletta di questa edizione, perché prima di passare al primo premiato, visto che in sala è arrivato il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, io vorrei che venisse qui per fare proprio, eccolo qui il presidente D'Alfonso. Salve Presidente, si metta da questa parte. Vorrei che, ecco, dicesse 2 parole a questi imprenditori illuminati, a queste eccellenze della nostra regione che purtroppo fanno poco notizia in genere e invece dovrebbero essere quelli da ammirare e da porre a come dire, insegnamento per tutti gli altri. Presidente. Ma sono d'accordo con lei, caro direttore. Sapendo che prossimamente il premiato sarà Pasquale Paciglio, perché anche lui è uno che al di là delle assunzioni, non assunzioni, è uno che ha collocato se stesso in una performance di lavoro senza posa. Minnucci deve aspettare, perché qui siamo davanti ad una consistenza di anni. Invece circa gli imprenditori che premiate giustamente, ci sono 3 valori da sottolineare. Il primo, non fanno notizie perché non hanno tempo. Tutto il tempo viene sequestrato per fare reddito, lavoro, benessere, consistenza fiscale. Io prendo in giro quella piccola percentuale di imprenditori che gioca alle associazioni, ad avere ruolo nelle associazioni. Invece porto rispetto religioso e molto di più del rispetto nei confronti di chi ogni giorno si fa carico di produrre contratti,
fatturazioni, assunzioni, responsabilità fiscale e responsabilità sociale. Qui oggi avete individuato, secondo me, una parte rilevante, verticale, maestosa della migliore imprenditoria abruzzese. Io tra l'altro li conosco tutti anche personalmente, penso che loro, se fossimo nell'antica Grecia, sarebbero gli optimati o gli aristocratici, intesi come coloro i quali sono stati in concreto rivelati i migliori. Adesso la domanda è una: che si può fare per consentire loro di liberare ulteriore capacità, ulteriore potenza? Io rappresento in questo momento l'ordinamento regionale. Per esempio, dobbiamo interpretare una idea normativa, ordinamentale, amministrativa di flessibilità per fare in modo che non si dia denaro a questo livello di impresa, ma si dia flessibilità amministrativa per aumentare la capacità di raggiungere risultati. Io mi complimento con loro, conosco chi ci lavora, conosco il benessere di chi ci lavora, la soddisfazione, la gioia, il sorriso, lo spirito di identità, lo spirito comunitario. È uscito un bellissimo libro di un sociologo che di sicuro il professore Pino Mauro conosce, Gianfranco Poggi, il quale ha scritto che c'è un altro modo di essere Stato. Ecco, qui siamo davanti ad una evoluzione dello Stato, dove una parte del welfare, del cosiddetto benessere della comunità, chiama in causa le imprese. Ci sono imprenditori in Abruzzo che si fanno carico di aiutare i propri dipendenti e le famiglie dei propri dipendenti quando compaiono fatti drammatici, estremi, straordinari, dall'onoranza funebre imprevedibile allo studio, ad un percorso straordinario di performance dei figli o dei nipoti e anche ad una conferma di legame giuridico-lavorativo. Tutto questo mi fa dire che loro sono davvero una prova anche di welfare della nuova generazione. Un'ultima annotazione: mi auguro che sia per intero anche stimolo, esempio educativo per le giovani generazioni di imprenditorialità. Nel 1947 De Gasperi, parlando davanti all'ONU, disse: tutto è contro di me salvo che la vostra personale simpatia. Mi aspetto un'Italia fatta di piccoli proprietari terrieri. Io oggi dico, non interpretando De Gasperi, mi aspetto un'Italia ed un Abruzzo fatta di piccoli imprenditori che ogni giorno realizzano il proprio progetto di vita producendo in autonomia ricchezza e lavoro. Per questo io sono venuto. Loro ci sono riusciti come capitani. Mi auguro che anche altri della giovane generazione si trasformino domani in imprenditori. Mi ricordo, e concludo, una battuta di un ragazzo a Campobasso. Quando ho lavorato a Campobasso per 3 anni, qui sono venuti dei vertici bancari della comunità bancaria nuova di Campobasso, la banca delle province molisane, si chiama così? Mi ricordo ad un ragazzo davanti al caffè Lupacchioli, chiesi io: che ti piacerebbe fare nella vita? Mi rispose questo ragazzo molisano: mi piacerebbe lavorare alle dipendenze del consorzio di bonifica. Ecco, diciamo che questo da noi accadeva negli anni 80, non deve più accadere che l'aspettativa sia quella di diventare dipendente del consorzio di bonifica, e non perché c'è un'indagine rigorosissima che riguarda un consorzio di bonifica abruzzese. Io mi auguro che i giovani abruzzesi dichiarino di volere fare libera intrapresa economica. La regione si farà in 4, come stimola anche il presidente della Camera di Commercio Becci a fare sì che le pubbliche amministrazioni si dispieghino come dei guanti a favore delle imprese. Grazie Presidente, grazie di questo intervento al Presidente Luciano D'Alfonso. Speriamo dunque allora che questa nuova classe politica riesca a supportare i giovani imprenditori e che diventino una sorta di maggioranza silenziosa, cioè lavorano nell'ombra ma lavorano e con profitto per l'economia della nostra regione. È quello che ci auguriamo tutti, è quello che le istituzioni dovrebbero poter mettere in atto per farli lavorare al meglio, perché la burocrazia è quella che a volte interrompe dei processi di produttivi, di iniziative dei singoli che poi insomma si scoraggiano a un certo punto. Allora, detto ciò, dopo aver iniziato alla grande questa manifestazione, io passerei come da scaletta al primo premiato, e il primo premiato è un personaggio notissimo, un nome, una tradizione, insomma basta dire De Cecco. Infatti chiamo qui il presidente Filippo Antonio De Cecco. Presidente, benvenuto.
Prego, si può accomodare. Allora, la devo chiamare cavaliere o presidente? Come preferisci, guarda. Allora, cavaliere presidente, la chiamo in tutti e due i modi. Allora, sì. Cavaliere presidente, dottore. No, questo lo diciamo dopo, sì, perché... di una laurea honoris causa dell'Università di Teramo, che per me è un riconoscimento importante perché premia 60 anni di attività lavorativa. Ti è stato insignito della laurea honoris causa in bioscienze, tecnologie agroalimentari e ambientali. Come ci conosciamo da 50 anni? Chiamami Filippo e basta. Vabbè, per me no, non potrei, io non potrei. Comunque grazie, 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 perché come vedete Filippo Andrea dice che sembra un po' un personaggio inarrivabile, in effetti lui si presta poco alla stampa, alle interviste eccetera, però insomma è un personaggio simpaticissimo, è una persona che ha sempre lavorato, come diceva Luciano D'Alfonso, sono quelle persone che nascono per produrre, nascono per portare avanti il loro discorso e per far sì che le loro aziende crescano e insieme le persone che ci lavorano e insieme ancora l'economia della nostra regione. E allora, Fara San Martino, la Macaron Valley in qualche modo, in Italia dire Pasta de Cecco, dire Fara San Martino, lo stabilimento, insomma, clou della nostra regione per quanto riguarda la pasta, dovete sapere che è il terzo pastificio mondiale in assoluto ed è il primo nella fascia premium, è così? Esatto, sì, diciamo che i tuoi dati sono perfettamente sono documentati e sono veritieri. Diciamo, abbiamo raggiunto questo risultato in 40 anni di grande attività lavorativa. E io ho sempre avuto come obiettivo la crescita, anno per anno, anno su anno, mi sono sempre posto degli obiettivi da raggiungere, che sono sempre stati quelli della crescita dell'azienda, dei fatturati, dei volumi e di conseguenza dell'occupazione e di tutto il resto. Quindi un lavoro durato oltre, diciamo, 40 anni, con l'obiettivo di perseguire giorno per giorno gli obiettivi che stavo dicendo appunto prima. E oggi sono, non solo non mi sento arrivato, io dicevo, sono sempre agli inizi e quindi uno si prefigge sempre, almeno io con il mio carattere mi friggo sempre obiettivi non ambiziosi, obiettivi di crescita dell'azienda e delle persone che lavorano per la De Cecco. Ho anche appreso che l'impianto di Caldari di Ortona, dove c'è un impianto modernissimo che avete messo in piedi negli ultimi anni e che rappresenta anche questo un'eccellenza per quanto riguarda la produzione, così? Beh, l'impianto di Caldari, diciamo, è stato inaugurato nel 1996 e oggi possiamo dire ha raggiunto la capacità produttiva dello stabilimento storico di Fara San Martino. Quindi oggi noi tra i due stabilimenti siamo in grado di produrre oltre 2 milioni e mezzo di quintali di pasta l'anno e quindi questo ci ha consentito di diventare poi il terzo gruppo pastaio mondiale. E poi avete la produzione dei sughi, avete la produzione olio eccetera e soprattutto la gamma dei prodotti da forno, cioè i surrogati del pane, che anche questo è stato una bella, come si dice, pensata da parte vostra, no? Perché ha avuto un grande successo. Da qualche anno abbiamo iniziato questa nuova gamma di prodotti, sono i cosiddetti sostitutivi del pane, e diciamo abbiamo avuto un discreto successo, ci prefiggiamo negli anni di iniziare anche l'attività produttiva di questi prodotti, che attualmente ci serviamo di co-packer, di aziende che producono per noi, quindi l'obiettivo prossimo sarà quello di ampliare il sito produttivo di Ortona per poter fabbricare questi prodotti nella sede produttiva di Ortona. De Cecco, chiamarsi De Cecco, quando lei va all'estero, fuori, eccetera, De Cecco, ma lei è quello della pasta, cioè, così succede, no?
ultimamente non vado molto spesso all'estero, però di solito, cioè negli anni passati era così, chiaramente De Cecchi non l'avevano mai conosciuto, in Italia lo conoscono tutti, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo. Sì, la domanda è quella, ma lei è quella. E allora, diciamo che di fronte a questa domanda si diventa da un lato orgogliosi, da un lato però si assumono responsabilità, perché si pensa, speriamo che il piatto di pasta venga bene, perché non sembra all'estero, diciamo, la pasta la sanno cucinare come noi italiani, quindi ecco. E non sempre le danno la De Cecco. Non sempre, no, vabbè, è difficile, diciamo, sostituire un brutto, almeno per quanto mi riguarda, non ci riuscirebbero, ecco. Vabbè, basta qui. E allora, che altro ci dobbiamo dire? Dobbiamo dire soltanto che Filippo De Cecco e la politica, no, volevo un po' fare questo parallelismo, questo rapporto. Che rapporto ha con la politica, con la pubblica amministrazione? A volte ci sono dei conflitti, cioè le istituzioni aiutano gli imprenditori oppure no? Anche se lei non ne ha bisogno, tutto sommato. Ah, diciamo che l'azienda che io rappresento è un'azienda che è stata un po' al di fuori dei giochi politici locali, regionali e nazionali, perché la nostra azienda, dal mio punto di vista, è stata sempre quella proiettata sui mercati esteri piuttosto che sui mercati italiani. Il mercato italiano, oramai tutti sappiamo, è la pasta, è un mercato saturo, non c'è una possibilità di espandersi e quindi i giochi, diciamo, che sono fatti. Possibilità di espansione e di crescita negli ultimi anni sono stati, per quanto riguarda l'estero, che il consumo di pasta si è generalizzato in tutto il mondo. Oggi in tutto il mondo si consuma pasta e si consuma come piatto importante e principale. Quindi diciamo che la nostra attività si è più svolta all'estero. Per quanto riguarda i rapporti con la politica, diciamo che sono sempre stati ottimi. La politica però bisogna fare dei distinguo. Mi hai fatto la domanda, io ti rispondo chiaramente con molta chiarezza, perché io sono abituato ad essere un uomo sempre molto molto chiaro. Non c'è molta sinergia, dico, non tra De Cecco e la politica, ma in generale tra la classe imprenditoriale e la politica. Manca quella sinergia che secondo me renderebbe sicuramente molto più proficuo il lavoro di entrambi. Cioè, sia da parte della politica che da parte dell'imprenditoria c'è questa mancanza di sinergia. Penso che la principale imputata di questo siano gli imprenditori, perché sono loro gli attori dell'economia, quindi se qualcosa non funziona con la politica, non è certamente da imputare la colpa ai politici, ma piuttosto agli imprenditori. In generale i rapporti, diciamo, che non sono sinergici non solo tra gli imprenditori e la politica, ma tra gli imprenditori e le istituzioni in generale. Io per esempio vedo a Pescara si è approvato un piano regolatore recentemente e la classe imprenditoriale pescarese non è stata neanche sentita. Dice, ma come si fa a approvare un piano regolatore senza che gli attori protagonisti di questa attività non vengano interpellati? Pescara è la città dove io vivo e che io amo profondamente, perché sono quasi 70 anni che vivo in questa città e ne ho viste un po' tante, però si perde certe volte, cioè ognuno va per la sua strada e facendo sinergie molto probabilmente le cose potrebbero andare meglio. Ultimamente in questa città c'è un partito dei no, che si oppongono sempre a tutto e non si può andare avanti così. Si dice no a un progetto importante e di un privato e con molta, io dico molta facilità. Ultimamente abbiamo assistito anche al no di un progetto pubblico. Lo stadio. Ma come si fa a dire da parte di un responsabile? C'è una cosa spontanea. Di un responsabile no ad un progetto e anche la figura professionale importante. Ma come si fa a bocciare un progetto di rilevanza, diciamo, impareggiabile per una città come Pescara? Ma adesso
avete molto probabilmente capito a che cosa mi riferisco, ma un funzionario della pubblica amministrazione, pur qualificato che sia, può dire di no ad un progetto costato magari mesi di studi, di progettazione, che poi perché dice di no questa persona? In base a quale criterio? Perché non vede più di fronte che cosa? Si vede sempre quello che si deve vedere, non è che perché non ce l'ho di fronte non vedo niente, io vedo a destra, vedo a sinistra, oltre che vedere di fronte. Io mentre guardo di là vedo anche il presidente D'Alfonso, vedo anche gli altri che stanno alla mia sinistra. Allora come si fa a bocciare un progetto da parte di una persona che, ripeto, pur qualificata che sia, boccia? Ma ci vorrebbe quanto meno una commissione di esperti, una commissione di architetti, una commissione di urbanisti che dica no a questo progetto perché eccetera eccetera eccetera. Io l'altro giorno stavo leggendo e poi mi sono fatto anche due risate, perché io poi affronto sempre le cose con molto spirito di sì, critico, ma sempre diciamo leggerezza, con spirito di, mi faccio una risata. Allora, stavo leggendo un progetto che un grande artista, Christo, uno dei più grandi artisti viventi di oggi, ha fatto un progetto inventandosi un pontile sul lago di Iseo che è lungo 3 chilometri, largo 16 metri. Quello a Pescara non l'avrebbero fatto fare, ma è un'opera d'arte, è un'opera che consentirà, hanno finanziato l'opera tutti gli operatori turistici della zona, hanno tirato fuori milioni di euro per fare questo progetto. Domani diventerà il punto di attrazione del lago di Iseo, attirerà turisti, quindi attirando turisti aiuterà sicuramente l'economia di quel paese, della regione circostante. No, si boccia, allora si bocciano con troppa facilità tanti progetti che sono importanti per la città, poi per quale fine? Punto interrogativo, non lo so, non vado avanti. No, era quello che volevo sentirle dire, e sono, personalmente sono d'accordo, troppi no, troppi vincoli su situazioni che secondo me non hanno bisogno di vincoli. Allora, non abbiamo il Colosseo qui, non abbiamo... È una città che è stata sempre, ha basato le sue, diciamo, fortune, la sua ricchezza su due importanti settori dell'economia, commercio e edilizia. Il commercio, purtroppo, i centri commerciali hanno portato fuori tutte queste attività e non siamo stati capaci all'interno della città di controbattere il discorso dei centri commerciali. E l'edilizia, purtroppo siamo sempre contro l'edilizia, quando per me Pescara è una città che andrebbe profondamente rivista e rivisitata, però andrebbe anche questo fatto da architetti, urbanisti seri che pensano allo sviluppo della città piuttosto che a farsi pubblicità sui giornali. Grazie, allora grazie al presidente De Cecco. E allora ci alziamo perché voglio chiamare a premiarla. Allora, Martina Mariotti, indossatrice, Miss Adriatico, prende la targa e gliela consegna Daniele Becci, il presidente della Camera di Commercio di Pescara. Allora consegniamo. Ecco, consegna Daniele Becci la targa a Filippo Antonio De Cecco. Arrivederci e grazie. Presidente, so che voleva dire una cosa. No, non la voleva dire. Beh, credo che l'intervento di Don Filippo, perché noi lo chiamiamo così a Pescara, sia stato assolutamente perfetto. Infatti ho visto che lei ha applaudito quando diceva qui si dicono troppi no. Ma quella dello stadio, mi permetta, io vivo da 50 anni a Pescara, uno stadio, lì ci sono i rappresentanti della Banca Popolare del Molise, dovete sapere che lo stadio Adriatico è stato ampliato con dei pannelli prefabbricati. Oggi scopriamo che diventa qualcosa da proteggere, io non ho capito bene cosa, le colonne di vicinato, per cui abbiamo tanto rispetto, per l'amore di Dio, ma dire che lo stadio Adriatico debba rimanere così perché gli studenti, le scuole devono andare a visitarli, io vi garantisco che lì non andrà nessuno a visitare queste opere d'arte. Dobbiamo mantenere le colonne di piscinato? Le faccio una semplicissima riflessione, è stato riqualificato lo stadio di Berlino dove c'era un certo Hitler che guardava correre un certo Jesse Owens, forse qualcosa c'è di storia lì. È stato riqualificato Wembley,
il tempio del calcio, hanno riqualificato Twickenham, il tempio del rugby, hanno riqualificato l'Olimpico, hanno riqualificato San Siro. A Pescara lo stadio adriatico ampliato con pannelli prefabbricati è protetto. Non capiamo. I paradossi della pubblica amministrazione, della burocrazia. Comunque bisogna combattere. Questa volta la responsabilità, c'è una parte di responsabilità della pubblica amministrazione, ma bisogna dare atto che la pubblica amministrazione è stata quella che ha proposto l'intervento. Io auguro a tutti il buon senso, perché con il partito del no, Don Filippo, si vincono le elezioni oggi. Il partito del no oggi 51% tranquillamente. Ma col partito del no rimaniamo fermi dove siamo, non si muove niente e non si va da nessuna parte. Grazie Presidente, grazie a Daniele Becci. Allora, passiamo al secondo premiato di questa manifestazione. Chiamo qui sul palco Walter Tosto. Eccolo qui Walter Tosto, titolare e fondatore, benvenuto, si può accomodare qui, titolare e fondatore delle aziende che fanno grappolo al gruppo Tosto. Lui è il presidente del consiglio di amministrazione, anche amministratore delle società controllate, c'è un lunghissimo curriculum perché poi tutta la famiglia concorre in questa azienda, a partire dal figlio Luca e anche alle figlie Carla, Katia ed Emanuela. E suo figlio Luca, ho visto, poi ne parliamo della ruota di New York eccetera, perché anche questa è un eccellenza ed un lustro alla nostra regione che ci dà veramente, ci fa tanto ma tanto onore. Allora, il gruppo Tosto rappresenta una delle aziende di eccellenza, ma non solo abruzzese, non solo italiana, ma direi internazionale. Ha 600 addetti? Esatto. In totale il gruppo ha 600 dipendenti circa, saranno qualcuno in più, qualcuno in meno. Siamo un centinaio a Bucarest e 500 a Chieti e Ortona. Il tutto questo realizzato in 55 anni, grosso modo, 60 anni? Grosso modo sono 55 anni. Nel 2006, nel 2010 abbiamo fatto i 50 anni. Una grande festa, ricordo. Una grande festa, sì. Comunque, niente, il lavoro, certo, Walter Tosto a 14 anni non pensava di arrivare a tanto. Sì, perché lui ha cominciato a lavorare a 14 anni. Questa è la diversità della cosa, cioè l'ambizione sicuramente quel giovane ce l'aveva, ma di quel giovane ci è rimasto ben poco però, siamo arrivati molto più in là e sicuramente uno dei punti di forza dell'azienda è stato capire quando Walter Tosto doveva staccare la spina, capire che i tempi cambiavano e la mentalità dell'uomo faccio tutto io stava scomparendo. E lì è entrata in ballo la nuova generazione. La famiglia. Per buona fortuna, e le cose veramente, io sento e lo sento anche in giro, che non sono i momenti più belli che abbiamo passato, gli ultimi 5 anni, 10 anni. E invece la nostra azienda ha camminato in alto. Questa è la verità. Io ricordo anche un episodio che venivano cercate degli operai specializzati che la Walter Tosto non riuscì a trovare, non solo in Abruzzo. Infatti noi ci ritroviamo a Bucarest per questo problema. Noi cercavamo manodopera. Un po' ne trovammo anche di un'altra parte, prendiamo anche i rumeni, erano più confacenti, più pronti ad aiutarci eccetera, e di conseguenza poi facevamo un ufficio
un ufficio di ingegneria lì, fu facile farlo, e ci ritroviamo questa realtà oggi lì a... ed è tutta da fare, cioè, tutto ancora da costruire, è tutto da fare, però diciamo che i prodotti della Walter Toast nella calderia eccetera sono, si sono distinti, sono stati sempre dei prodotti di qualità, e ci sono state delle intuizioni da parte vostra che hanno a volte anticipato i tempi. Questo è importantissimo per portare avanti il discorso. Senza dubbio è così. Cioè, anticipare il mercato, anticiparlo, cioè pensare cose, di cosa può aver bisogno. La frase intelligentissima di quando mollavo le redini, papà, io girerei in questo senso. Lui mi disse: papà, ma io non voglio guadagnare, io voglio acquisire tecnologia. Infatti ricordo per esempio l'intuizione che avete avuto sull'amico GPL, cioè il serbatoio interrato nel giardino di casa, che così era poco pericoloso, ed era quella una novità assoluta. In che anno eravamo? Beh, questo era ancora nelle mie mani, questa era storia ancora nelle mie mani. Il fatto è il dopo, ma il dopo è ancora più importante di quello. Grazie. E il dopo è adesso, con Luca in modo particolare. Ecco, Luca Tosto a New York adesso sta partecipando, insomma, con l'azienda alla costruzione della più grande ruota panoramica del mondo, la seconda credo, dopo quella di Hong Kong. E qui a New York stanno costruendo questa ruota panoramica gigantesca, e alcune componenti di questa ruota sono della Walter Toast. Senta, io posso dire molto poco di questo, in questo senso. Io ho sentito sempre nominare Mammut. Mammut è un signore, un'organizzazione di gruaggi, di trasporti eccezionali, è un'azienda mondiale molto grossa. E un giorno mi dicono: ma guardi che ci sono degli emissari di Mammut per questo progetto. Vabbè, ne so solo questo, il rimanente bisogna chiederlo. Cioè, Luca, insomma, ha portato avanti questo discorso, e questo significa che le nuove generazioni, come diciamo prima, gli imprenditori giovani, si fanno girare, come dire, le rotelle in qualche modo, e portano avanti questo discorso nell'interesse anche generale. Il mondo non finisce, continua a camminare, per fortuna. Per fortuna. Allora, da abruzzese, lei è un abruzzese doc, che ha avuto come rapporto con la sua regione e con le persone, con gli altri imprenditori, con la classe politica? Insomma, qual è il rapporto, mentre lei ha continuato a lavorare, iniziato diciamo a 14 anni e continua ancora adesso, tutto sommato? Io ho conosciuto gente in gamba, perché senza gente in gamba non si fa niente. Ho conosciuto gente che mi ha indirizzato, ho conosciuto gente che mi ha fatto dire: meno male che non ho studiato. Questo perché? Perché ho conosciuto dei dottori, degli ingegneri, delle cose che mi ha fatto dire: meno male che... Cioè, era meglio quello che non aveva studiato. Chiaro. Questa è la verità. Ecco perché dico che il mondo continua a camminare. Bene, allora io ringrazio Walter Tosto. Ecco, tra le altre cose, lo diceva anche il presidente D'Alfonso, l'azienda di Walter Tosto è un'azienda che è grande, immensa, come avete visto, all'estero ci sono le filiali eccetera, però è un'azienda che è una famiglia, è un tutt'uno con le famiglie di quelli che ci lavorano. Non solo, perché Walter Tosto persegue anche dei fini di solidarietà, è sul sociale abbastanza da tempo, e poi voglio ricordare il monumento alla pace e alla riconciliazione fra le regioni monoteistiche, un monumento che fu ideato da un artista abruzzese, Franco Iezzi,
tre enormi anelli ancorati al numero 2 a indicare l'anno 2000, poggiato su una base di pietra della Maiella, il monumento fu collocato a Betlemme, città simbolo della cristianità. Questo prima che succedesse tutto quello che è successo. Questo ci fece conoscere anche Menichelli, l'attuale, esatto, l'arcivescovo che adesso è a Roma. E, niente, siete una grande famiglia. Abbiamo cercato sempre di reagire, agire col territorio. Mi pregarono di fare quello, ci dammo da fare, sia come investimento, sia come tempo, eccetera, facemmo quella cosa, niente di più, niente di meno. E allora questi sono gli abruzzesi che ci piacciono, questi sono gli abruzzesi illuminati, questi sono gli abruzzesi che portano avanti il loro discorso. Allora, chiamo il premiatore, che è Luigi Sansone, che è il presidente della Banca Popolare delle Province Molisani. Eccolo qua, dottor Sansone. Salve, salve. Allora, vengo un attimo qui. Prima di dare la targa volevo che dicesse due parole. Ha sentito Walter Tosso, lo conosceva? Non lo conoscevo, ma ho apprezzato moltissimo la sua verve, anche le sue battute, ecco, mi è piaciuto molto, meno male che non ho studiato. Effettivamente lo vediamo anche noi nella pratica quotidiana con le risorse della nostra banca, che indubbiamente sono persone di livello, ma non è la laurea che le classifica, ma è la volontà, la voglia di fare, le capacità che ci hanno dentro. Quindi poi se c'è, tanto di guadagnato. Ma concordo che non è quella la condizione sine qua non per avere del personale qualificato un po' in tutti i settori. Ecco. Banca Popolare delle Province Molisane, non è un momento favorevole di per le banche in questo momento, sono agli onori della cronaca. Purtroppo sì, però non bisogna generalizzare, noi siamo qui da pochi giorni, si può dire, il 1 ottobre abbiamo aperto una filiale a Pescara, quella l'ex Carime che sì. Abbiamo acquisito, abbiamo avuto i primi contatti con l'imprenditoria locale. Contiamo di svolgere anche in Abruzzo il ruolo di supporto che abbiamo svolto in Molise. Mi fa piacere dirlo perché in questa sede abbiamo appreso, si può dire, pochi minuti fa, in albergo abbiamo comprato l'ultimo numero di Milano Finanza che pubblica la classifica delle migliori banche, e la Banca Popolare delle Province Molisane è collocata al terzo posto in Italia tra le banche locali. Quindi vuol dire che è questa classifica che ci riguarda la crescita di valore, quindi è una banca che in pochi anni è riuscita a crescere in maniera sana e fare quel supporto particolarmente alle piccole aziende e alle famiglie, che è proprio il ruolo delle banche locali. Andiamo là dove sappiamo che il territorio richiede la presenza di quelle che poi tanti anni fa fecero lo sviluppo dell'Italia nel dopoguerra. Sappiamo che per una moda, diciamo, di aggregare a tutti i costi e di creare dei giganti che sono quelli che poi ci hanno creato dei problemi che stiamo ancora vivendo, in un certo senso negli ultimi anni sono state spazzate via le banche locali anche in Abruzzo, e secondo noi questa è una grave perdita, e cerchiamo, diciamo, nel nostro piccolo di colmare questo divario attraverso la presenza sul territorio realtà, come abbiamo fatto in Molise, e contiamo di fare anche per l'Abruzzo con il massimo impegno e il massimo impegno. Grazie Presidente. Allora, il Presidente Sansone premia Walter Tosto con il riconoscimento al merito di imprenditore ideale del 2015. Le foto di rito, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie Presidente. E allora procediamo con un altro premiato, chiamo qui sul palco Ennio Barbarossa, il presidente dell'azienda Cesar col marchio Acqua e Sapone. Eccolo qua Ennio Barbarossa, prego cavaliere ufficiale, la chiamo cavaliere, la chiamo presidente, 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 presidente. Allora, un marchio, come avete sentito, che ovviamente è entrato a pieno titolo nell'immaginario collettivo, Acqua e Sapone. Io veramente avevo coniato uno slogan, ma lui non ne ha tenuto conto,
gli avevo detto di mettere come slogan: la classe non è acqua, ma è acqua e sapone. Gentilissimo. Anche noi, come la famiglia Walter Tosto, siamo una famiglia sul mercato da 40 anni, facciamo 40 anni fra pochissimo, quindi io sono il maggiore di quattro fratelli, ho incominciato io l'attività e poi con i miei fratelli, i miei figli, quindi a pieno titolo. Questa dimostra che la famiglia, se ben distribuita con i compiti assegnati, ognuno deve fare quello che deve fare, possono fare cose straordinarie. Può essere un vantaggio enorme e può essere pure una disgrazia. Per adesso la nostra è una famiglia che va avanti, andiamo d'accordo, abbiamo sviluppato bene il marchio. Un momento come questo, dicevamo prima, che il mercato non è che va chissà cosa, sta riprendendo un pochettino, ma noi da 40 anni facciamo sempre la doppia cifra, anche quest'anno chiuderemo a più 10,4, ma la cosa straordinaria è che la metà lo facciamo a parità di struttura, quindi non è con le nuove aperture. Quindi abbiamo aperto 21 negozi fino adesso quest'anno, però il maggior fatturato con le strutture aperte fa il doppio di quelle che sono le nuove strutture aperte. Quindi è una cosa importante questa, è come aver aperto 60 negozi. Avete 220 punti vendita, no? Fino ad oggi, e il tutto è iniziato nel 1976. Avete bruciato le tappe. Ma con i punti vendita no, con i punti 76 l'attività, intorno agli anni 90 il primo punto vendita, poi abbiamo fatto un po' un attimino il punto della situazione e poi siamo partiti una alla volta e dopo a un certo punto della vita, siccome noi viviamo in una zona che assorbe molto poco, l'Abruzzo assorbe 1,90 dei consumi nazionali, 2,45 le Marche e 0,78 il Molise, abbiamo cercato altri sbocchi, quindi siamo fra le pochissime aziende. Noi siamo una terra di conquista, sono venute sempre a conquistarci dal nord e noi siamo stati bravi a conquistare il nord. Ecco, questo, noi andiamo molto bene, stiamo facendo l'apertura al nord, al confine con la Svizzera, un po' dappertutto. Abbiamo aperto a Udine la scorsa settimana, a Treviso, siamo un po' in giro dappertutto e devo dire molto 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 apprezzati. E devo dire che questo fenomeno acqua e sapone, queste aziende, questa attività della famiglia Barbarossa, dei fratelli Barbarossa e di Ennio, che è qui il presidente, è stato preso a modello anche da multinazionali mondiali che sono venute a vedere voi come vi siete organizzati, come avete fatto questo miracolo economico che continua. Beh, noi abbiamo presentato nel 2007 a Valencia, insieme a altri 65 progetti mondiali, un progetto nostro per quanto riguarda la vendita al dettaglio, al punto vendita, un po' lungo a spiegarlo un po' com'è la situazione, però siamo risultati primi assoluti senza confronto col secondo, perché abbiamo raggiunto una coerenza all'acquisto del 97%. Pensate che un iper in genere sta al 15%, quindi il cliente trova facilmente la merce, spende meno tempo, quindi ci sta tutto un sistema, dice, meno stress e più citazione all'acquisto, quindi è una cosa un po' particolare. Quindi uno studio molto particolare di questo, no? Del brand in qualche modo, che si chiama così, e di ciò si è occupato anche recentemente il settimanale L'Espresso, che vi ha dedicato proprio delle pagine per spiegare questa situazione. L'Espresso ci ha dedicato 4 pagine. Non l'ha scritto molto bene, ha raccontato un po' la storia e anziché scrivere tecnica ha scritto queste astuzie, ha scritto come astuzie, quindi non suona molto bene. Cioè non sono astuzie, sono studi di settore, sono situazioni che sono state praticamente vagliate attentamente da esperti, ovviamente, no? Sì, infatti, insomma, il progetto, mi sono scordato di dire, che è stato un progetto che abbiamo fatto in collaborazione con la Procter & Gamble, che è una delle più grosse multinazionali che ci sta. E allora, un brand d'autore in qualche modo, un'azienda abruzzese che si fa
onore, non tutti sapevano fino a qualche tempo fa, sono testimone, che Acquesapone, che si vedeva su Canale 5, sulle maggiori reti nazionali come pubblicità, che fosse non solo abruzzese, ma addirittura di Città Sant'Angelo, e che i proprietari, insomma gli imprenditori, erano abruzzesi doc. Questo veramente vi fa onore, perché si crede che sia un'azienda del nord la vostra, e invece è un prodotto locale, uno prodotto che dà lustro alla nostra regione come imprenditoria. Grazie. Poi un momento come questo, siamo continuamente su Rai 1 e Canale 5, forse questo qualcosa collabora per più 10, però insomma non è solo quello, perché sono tanti dettagli curati bene, e è il motivo del successo in azienda, non è una cosa sola, se no lo farebbero tutti. E anche qui c'è un prosieguo della vostra attività, perché ci sono i figli, diciamo la seconda generazione. Sì, io sono il più vecchio della famiglia, quindi sono i miei fratelli che sono più giovani di me, molto più giovani. C'è mio figlio che fa il direttore commerciale già da 14-15 anni, tra l'altro molto bene, e quindi sono entrati nuovi figli, ognuno con un compito, e quindi stiamo andando sulla via giusta. E allora ripeto lo slogan iniziale: la classe non è acqua, ma è acqua e sapone. Complimenti a Ennio Barbarossa. Chiamo a premiare Pino Mauro, il professor Pino Mauro. Allora, prego, un attimo, venga prima qui, professore. Allora, prima di dare il premio a Ennio Barbarossa, volevo che commentasse un attimo quello che abbiamo detto. Questi abruzzesi illuminati che si fanno così girare il cervello e portano avanti dei discorsi che per altri sembrano discorsi del nord e invece sono discorsi nostri. Sì, io ritengo proprio che costituiscono il fiore all'occhiello di questa regione sotto il profilo imprenditoriale, perché lavorano anche diciamo pure con molti ostacoli, hanno resistito in un periodo così difficile, quello della crisi che è scoppiata nel 2008, siamo nel 2015, e soprattutto in quest'ultimo biennio dove l'Abruzzo sembra risentirne più di altre regioni. Quindi non possiamo che dire che nell'imprenditoria abruzzese, oltre alle grandi imprese, noi abbiamo questo manipolo, è il caso di dirlo, di piccoli imprenditori, piccoli e medi imprenditori che lavorano con abnegazione, con impegno, e nel caso specifico di Ennio Barbarossa hanno avuto anche la capacità di estendere sul territorio il loro prodotto e il loro marchio. Quindi io davvero saluto con molta sono molto contento di tutto questo, perché molto spesso dagli studi che emergono sul territorio queste cose non emergono con molta nettezza, con molta facilità. Bisogna un po' scavare dentro, e credo che noi abbiamo il compito oggi in questa regione di consolidare questa ripresa prendendo come esempio proprio questi imprenditori. Quindi io davvero saluto tutti quanti con molta molta gioia. Grazie al professor Mauro. Allora, premia Ennio Barbarossa come riconoscimento al merito, l'imprenditore ideale del 2015. Grazie a entrambi, grazie. E allora andiamo al prossimo premiato. Chiamo sul palco Camillo Dinisio, abbinato al nome Caffè Mocambo, il figlio di Camillo. Il nome? Nicola Dinisio. Lui è Nicola, anche qui, ecco, la nuova generazione. Prego, sa come. Allora, la nuova generazione dei Dinisio, anche qui un'azienda che è nata piano piano nel 1967. Dicono le cronache che i fratelli Camillo e Vincenzo Dinisio lavoravano come barista, e poi piano piano hanno cominciato a vedere il caffè e hanno cominciato a mettere l'azienda. Insomma, così è nata piano piano la vostra attività. È proprio in questi termini. Mio padre e mio zio hanno cominciato proprio come baristi, successivamente sono diventati agenti di commercio e poi hanno avuto la brillante idea di mettere su un'azienda. Inizialmente era a livello molto proprio locale nella città di Chieti, poi piano piano si è avviato un processo di espansione, per cui da Chieti ci siamo estesi nel Pescarese, quindi la regione Abruzzo, attualmente buona parte dell'Italia centrale,
Adesso stiamo diventando anche un'azienda, come dire, worldwide, cioè abbiamo distributori localizzati in quasi tutto il mondo. Sì, infatti vedo che Germania, Inghilterra, Francia, Olanda, Svezia, Stati Uniti, Canada, Grecia, cioè siete un po' ovunque. Manca il Brasile, o sbaglio? Paradossalmente manca proprio il Brasile, ma per tutta una serie di considerazioni legate alle barriere doganali che ha messo il Brasile. Solo per quello? Solo per quello, esatto. Perché poi, insomma, la qualità del caffè Mocambo è riconosciuta anche in Brasile a questo punto. Ma possiamo dire che è riconosciuto quasi ovunque, oggi come oggi, quindi siamo soddisfatti dei risultati. Allora, la vostra, come dire, il vostro successo è dovuto all'attività artigianale coniugata con, insomma, le nuove tecnologie in qualche modo, anche se rimane un prodotto molto artigianale il vostro caffè, o sbaglio? È proprio in questi termini. Diciamo, noi della Caffè Mocambo focalizziamo l'attenzione sull'aspetto relativo proprio alla artigianalità del prodotto, nel senso che pur essendo l'impianto produttivo molto moderno, molto innovativo, il prodotto finale che noi andiamo a vendere presso tutti i locali che si riforniscono da noi usufruiscono di un servizio proprio ancora fatto proprio su misura, nel senso che noi con il servizio istruiamo tutti quanti i nostri collaboratori a fare un espresso fatto proprio a regola d'arte. Questo è il leitmotiv proprio della nostra filosofia aziendale. Per far meglio e di più questo tipo di lavoro dobbiamo dire che l'azienda Mocambo produce anche le macchinette per fare il caffè, cioè quindi praticamente non si fidano di aziende che producono macchine da caffè, ma le fanno loro, è così? Esatto. Noi abbiamo un dipartimento aziendale, la FIMAC, che è proprio specializzato nella produzione di macchine professionali, quelle che si trovano proprio nel bar, si trovano al bar. Diciamo il punto di forza delle nostre macchine che sono state progettate proprio da noi, che sappiamo quali sono le criticità della preparazione del caffè espresso, e così facendo abbiamo smussato molti aspetti relativi proprio al affinché proprio si ottimizzi la resa in tazza dell'espresso. Insomma, io non lo sapevo questo, quindi dal caffè, dal chicco del caffè, che all'inizio mi sembra che sia verde come colore, o no? Verdastro giallognolo per l'esattezza, la materia prima. Proprio. Poi fate la tostatura, la scelta, poi insomma l'impacchettamento, la macinatura, cioè producete la macchina di caffè per mettere dentro quella miscela di caffè, quindi tutto il ciclo completo. Quindi avete anche un'officina oltre che l'azienda che produce il caffè pure semplice. Esatto, bisogna partire da questo presupposto che in termini di marketing oggi come oggi come dire, la qualità del prodotto non è sufficiente, ma l'elemento che fa la differenza, che proprio favorisce l'ascesa commerciale di un'azienda, è il servizio. È proprio il fiore all'occhiello della nostra attività, è proprio l'assistenza tecnica che viene erogata puntualmente ed efficientemente a tutti i locali che si appoggiano a noi per il caffè espresso. Anche voi siete una famiglia, i due fratelli, poi ci sono i figli, adesso arrivate voi della nuova generazione praticamente. Sì, diciamo che noi siamo un tipico caso di family business abruzzese, nel senso che costituiamo chiaramente insieme alle altre aziende che sono state qui rappresentate il tessuto imprenditoriale dell'economia regionale abruzzese per l'appunto. Tra le altre cose possiamo dire l'espresso costituisce uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, cosa di cui noi siamo veramente orgogliosi. E noi vi facciamo i nostri complimenti perché possiate proseguire di più e al meglio la vostra attività nel vostro interesse imprenditoriale, nell'interesse della Regione Abruzzo per quanto riguarda l'economia e l'eccellenza del vostro prodotto e della vostra attività. Grazie, allora chiamo a premiare Dinisio, il presidente dell'amministrazione provinciale di Pescara, Antonio Di Marco, che recuperiamo da qualche parte. Arriva il presidente da dietro le quinte perché lui è dietro il gonfalone. Eccolo qua. Ciao presidente. Allora presidente, prima di consegnare la targa volevo un suo commento su questa iniziativa e su quello che sta ascoltando questi imprenditori illuminati, queste eccellenze della nostra regione. Io sono felicissimo di poter ospitare questo momento nel palazzo più bello della provincia di Pescara e in un momento anche particolare per le province, per far capire che veramente questa Italia senza gli imprenditori non sarebbe nulla, questo è il mio punto di vista, altro che istituzioni. In questo momento ha ragione De Cecco a dire che
a volte le istituzioni sono da intralcio, sono da impedimento, diciamo, non consentono la crescita vera del nostro territorio. Di questo dobbiamo esserne non convinti, dovrebbe far parte delle regole del gioco. A mio giudizio, prima ancora delle istituzioni, della politica e dei partiti, vedo qualche rappresentante dei partiti presenti qua, dobbiamo avere noi la determinazione a incoraggiare l'imprenditoria illuminata che abbiamo in Abruzzo e in provincia di Pescara, perché senza di loro veramente non rappresentiamo nulla, nemmeno noi come istituzione. Quindi dobbiamo far ripartire un concetto basilare, lo dice anche il nostro professore amico presente, perché l'economia ha bisogno anche di incoraggiamenti. A volte c'è troppa gelosia nei confronti degli imprenditori che diventano grandi, anziché invece apprezzarli noi incominciamo a demolirli, pensando che sono degli antagonisti della politica e delle istituzioni. Assolutamente no, e su questo credo che anche noi come nuova classe dirigente abbiamo una immagine ben chiara delle cose che dobbiamo fare, e speriamo che il governo ci consenta di essere altrettanto funzionali alle scelte che andranno a fare per il vostro futuro. Ma è sintomatico, ecco, di un'iniziativa che riguarda le quattro province in questi giorni. Come tu sai, io ho detto ai parlamentari, anziché andare soltanto a sostenere il governo Renzi, di cominciare a dire le cose che servono ai territori. Mi hanno tutti quanti chiamato dicendo: ma perché hai fatto questo scarico di responsabilità su di noi? Perché noi, insomma, tutto sommato, più di questo non possiamo fare. Cioè, il mio giudizio è un altro. Cioè, in questo momento la difesa dei territori, in questo caso delle province, non può che essere fatto da tutti, comunque facendo capire le cose che occorrono. Un plauso agli imprenditori di oggi e a coloro che hanno avuto l'idea, Paolo Minnucci, di coordinare questo appuntamento che veramente meritava da anni di essere istituito, e complimenti ancora agli organizzatori. Allora, Presidente Di Marco premia l'azienda Caffè Mocambo, grazie. Allora, andiamo velocemente. Allora, chiamo sul palco un altro premiato che è D'Aurelio, Goffredo D'Aurelio, eccolo qua. Benvenuto, si accomodi. Allora, Goffredo D'Aurelio, lei praticamente fa parte anche delle famiglie abruzzesi, come diciamo prima, imprenditori illuminati che danno lustro alla nostra regione, eccetera, eccetera. Lui ha creato, partiamo dal marchio, Epica. Allora, Epica che significa praticamente? Edilizia, piastrelle, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento. Però Epica dà il senso proprio della cavalcata, no? Epica è qualche cosa di antico, epopea, di un popolo, di una nazione, in ogni modo di un gruppo. L'obiettivo è quello di sempre di creare il gruppo coeso, valido, efficiente, sereno, onesto. Allora, lei è un irrequieto, ho visto nel curriculum che ho letto, perché insomma lui viene da una famiglia di commercianti, erano proprietari di un mulino e la famiglia materna erano commercianti di bestiame, e questo va bene. Per quanto riguarda invece Goffredo, che fa Goffredo? È responsabile amministrativo della IME Carlone, però insomma lui lavora lì con profitto ovviamente. 1962, però non si accontenta, gli diventa un po' stretta la situazione, così? Certamente sì. Perché questo? Perché in realtà, non avendo neanche il riferimento della proprietà, perché i due Carlone, Saverio e Peppino erano defunti poco prima del mio arrivo nella società, non vedevo la possibilità di sviluppare serenamente il segmento commerciale con quell'azienda. Cioè, poi lei sentiva la necessità di essere imprenditore a tutto tondo, da solo, in qualche modo, così? Ma no, diciamo così, l'imprenditore è una vocazione, diciamo così. Sono andato il 1 febbraio 1970, dove sono allocato ancora adesso. In un'azienda eravamo in tre, io, un muratore e un manovale. Sì. Parla della Comraf? Comraf, e il titolare Gelsomini qui. Eravamo in tre? Eravamo in tre. E aprivo tutte le mattine abbastanza presto. Anche perché volendo sviluppare un certo tipo di società di servizi, e essendo l'area di Pescara abbastanza occupata,
vendevamo abbastanza sul Gargano. Diciamo che in ogni modo l'area di sviluppo commerciale in quegli anni, mi riferisco al 1970, era il Gargano, perché non era molto occupato da altre organizzazioni commerciali, era abbastanza libera. E quindi io ho letto qui che lei c'ha anche un motto, perché lei gli piace sempre stare in prima linea, eccetera, eccetera, però qual è il suo motto? Qualità, servizio, accoglienza, trasparenza. E questo è il suo motto, però io ce l'avevo anche un altro. L'altro motto al quale mi riferivo io era: armiamoci e parto, non partiamo, armiamoci e parto. Sicuramente sì, diciamo, sono stato fortunato della mia generazione che non è dovuto andare in guerra, sennò sarei certamente morto. Allora, Ime Carlone, Comraf, poi si trasforma la situazione, diventa la nuova edile SRL. Sì, anno 1982, ne era una, diciamo, una branca della società commerciale madre, diciamo così, Comraf, che in ogni modo trattava piastrelle, sanitari, rubinetterie in primis. E tutto sommato ha avuto la sua storia, la sua società nello sviluppo di quella che era l'organizzazione. E poi dalla nuova edile andiamo Epica. Certamente, Epica è un nome nato nell'anno 2000, perché dopo circa 40 anni di servizio, dal 62 al 2000, non potevo chiamarmi più nuovo, non ho la presunzione di conservarmi nell'eternità, come tutti sono destinato a passare. Ed in ogni modo ho cambiato il nome, il primo gennaio 2000 è nato il nome, il logo Epica. Avete 16 punti vendita? Naturalmente 19. 19, 150 collaboratori, 3 punti vendita in Molise, che altro? Avete festeggiato il 50° anno di attività? Certamente sì, e sono stato onorato dalla provincia quattro anni fa, diciamo. Il premio fedeltà al lavoro. Premio fedeltà. Ma posso ricordare anche al signor De Cecco, signor De Cecco, che nel 2007 fummo tra le eccellenze d'Italia. L'Eurispes riconobbe alla Epica e alla società De Cecco, diciamo così, nella logica dei numeri, la capacità di sviluppo, di presidio dei territori e di continuità aziendale. Tra le eccellenze, l'Eurispes è un ente che tutto sommato se ne è sentito parlare. C'era la De Cecco e c'era la Epica. Allora, D'Aurelio, adesso vi siete buttate a Caprarola, presidenza, alla casa della presidenza del Presidente della Repubblica, a Caprarola, a Viterbo. Adesso vi siete buttate nei trasporti, cioè, leggo qui Pescara Trasporti SRL. Diciamo, per completare quello che può essere la società di servizi, noi siamo un'azienda di servizi, per non avere, diciamo così, difficoltà nella consegna dei materiali, di ogni modo nell'approvvigionamento, è stata creata anche la società di servizi, società di trasporti. Ultima chicca in qualche modo per quanto riguarda Goffredo D'Aurelio è una sfida che lui ha lanciato, sta lanciando, sta portando avanti. Parlo dell'Adriatico Golf Club, abbandonato a se stesso, che lei ha preso sotto le sue ali. Sì, era l'anno 2012, per un evento fortuito, la morte di una mia cugina che di domenica fu sotterrata nel manopello dove ho origini, tornando a casa, essendo socio e passando sulla Tiburtina, anche perché mi pare di poter dire che non siamo più persone normali, siamo tutte schegge. Appena possiamo entriamo nell'autostrada e pare che il mondo debba essere travolto dalla velocità. Essendo costretto a passare su Burtina subito dopo Brecciarolo, mia moglie mi invitò a vedere l'Adriatico Golf Club, dove ero socio. Trovai molta amarezza nel constatare quello che c'era. E identificai una necessità per il territorio, perché io sono della Val Pescara, è la prima società ciclistica che ho fatto nel 1970 e si chiamava Gruppo Ciclistico Val Pescara,
La necessità, una sfida a me stesso, non ho nessuna ambizione di sfidare nessuno, voglio vivere in serenità, in pace con tutti, serenità e primis, e lanciai una sfida a me stesso per riqualificare quel territorio che dal mio punto di vista, e vi posso assicurare che il mondo lo girate, è più bello che c'è nella nostra terra, perché l'ho vista e sento anche l'odore della mia terra. Ho preso questa iniziativa. Le 18 buche sono state fatte tutte, sono state collaudate, gli impianti sono a pressione, se vogliono vedono l'impianto a pressione a 8 atmosfere sempre, ed in ogni modo si può irrigare e si può incominciare a giocare, le prime sei cose sono praticabili, c'è anche un pitch and putt di 9 buche, gioco corto, tecnico, ed in ogni modo abbiamo una frequentazione iniziale, perché tutto sommato, essendo una società di servizi, se voglio dare a completo servizio. A questo punto è pronto il centro benessere, la ristorazione ed in ogni modo il campo da golf. Complimenti, lei non si fa mancare niente dal punto di vista dell'attività, ho visto. Beh, diciamo che ho l'abitudine e l'attitudine ad allargare il campo. No, a presidiare quelle aree che in ogni modo non sono minimamente di interesse degli altri. Bravissimo, quindi oltre all'attività principale anche questo tipo di attività. Chiamo a premiare Franca Minnucci, la nostra Franca attrice, autrice. Prego Franca. Allora, due parole, proprio due, per ringraziare. Ma che dire? Ma che dire? Ma che dire, è proprio il caso di dirlo. Sono veramente nel gotha, no, dell'imprenditoria, delle eccellenze abruzzesi. Io sono veramente molto onorata di essere qui, insomma, davanti a tutto ciò. E una piccola cosa però me la fai dire, sì, insomma, certo. Prima sono state dette due cose sulle quali vorrei un attimino tornare, quella della cultura, ma quella della cultura, perché credo che poi cultura sia tutto, non sia soltanto la scuola, no? È cultura, e credo che tutti voi lo dimostrate, non soltanto per le scuole che avete fatto o che non avete fatto, non è importante, perché cultura è comunque quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto, quello che siamo profondamente, è il rispetto delle tradizioni, la nostra storia, è la nostra geografia, no? L'uomo, diceva Michelet, è soprattutto geografia, noi siamo il risultato, proprio culturalmente parlando, anche delle nostre montagne, dei nostri fiumi, delle nostre colline, no? Siamo tutto questo, non soltanto la scuola, insomma. E poi un'altra cosa soltanto, si dicono troppi no. Permettetemi di dire una cosa, forse se qualche no fosse stato detto al momento della ricostruzione di questa città, credo che abbia fatto più danni i bombardamenti che la ricostruzione. Ecco, cioè, noi avevamo una città splendida, fatta di ville liberty, di cose meravigliose, che non soltanto sono state purtroppo demolite dai bombardamenti, ma a volte sono state anche demolite, insomma, da imprenditori non così illuminati. E allora forse qualche no in più andava detto allora. Oggi, insomma, si è un po' cauti, però quello che Pescara possiede da un punto di vista artistico e culturale dobbiamo proteggerlo profondamente, perché poi è lì, no, è lì la nostra storia, è lì il nostro futuro, il nostro progetto per il futuro. Questo senza fermarsi, chiaramente, ma guardando con molta cautela quello che succede. Io sono molto felice di essere qui, credetemi, avrei tante cose da dirvi e di aiutare anche la cultura, perché non siete d'accordo, l'arte, perché insomma l'uomo è anche soprattutto creatività, no? È anima prima ancora di essere carne, di essere insomma fisicità e materia. Grazie. Ma io devo dire che molti degli imprenditori che abbiamo premiato stasera, se non tutti, si occupano, oltre che della loro attività, anche di altro, sì. Anche di far star bene in città i pescaresi con altre attività, con altre iniziative, a volte anche contrastate. Parliamo del golf, ma parliamo di De Cecco, parliamo insomma di tante altre persone che amano la loro città e vogliono. Problemi. L'importante è la pasta. L'importante è la pasta, va bene, ma oltre alla pasta, oltre al primo, c'è anche il secondo, il terzo, il contorno, la frutta. Premia Goffredo D'Aurelio, Franca Minnucci. Eccolo qua, riconoscimento dell'imprenditore ideale 2015. Allora, chiamiamo, grazie, mentre voi vi accomodate, grazie, complimenti. Allora, chiamo un altro imprenditore illuminato, che è poi anche un amico per quanto riguarda personalmente,
parlo di Gianfranco Falcone, eccolo qua. Gianfranco Falcone, benvenuto, ciao Gianfranco, della Dolciaria Falcone, ci accomodiamo un attimo, eccolo qui, anche qui un'azienda benemerita, anche qui una intuizione, una riscoperta o scoperta, e sto parlando di un prodotto che loro hanno tirato fuori come eccellenza anche della nostra regione. Ma partiamo dall'inizio. Gianfranco, tutto inizia quando? Ma allora, l'azienda la creò mia madre più di 50 anni fa, aprendo un piccolo negozio di alimentari che era un 4x4, 16 metri quadrati. Via Piemonte e Montesilvano. Via Piemonte e Montesilvano. Dopodiché io incominciai la scuola e come superiore preferii di fare la scuola alberghiera. Qualcosa che mi piaceva moltissimo e che i miei non volevano che io facessi quella scuola. Una volta ultimata la scuola dovevo partire per l'estero, i miei non volevano, erano gli anni 70 eccetera. Si vendeva un bar gelateria su Montesilvano che avevano aperto da un anno, però andava malissimo. Noi comprammo quel bar, io parlo noi, ma i fratelli Andrea e Rodolfo. Sì, e Rodolfo aveva 7 anni, Andrea aveva, io 17, Andrea quindi 14 anni. Vabbè, 7 anni il gelato lo mangiava. Sì, sì. E quindi la gelateria Europa. Andava alla grande, io a 17 anni avevo 8 dipendenti lì in questa gelateria. Lo avemmo per circa 8-9 anni, siccome era un lavoro massacrante, però nel frattempo il negozietto di mamma si ingrandì e facemmo il primo supermercato che sembrava un Iper Pescara, sembrava, però era 250 metri quadri, però negli anni 70 era. Da lì aprimmo la catena dei supermercati, arrivammo a 8 supermercati che nel 97 cedemmo alla Coop. Perché cedeste i supermercati? Stavano andando così bene, era una novità all'epoca. Perché sulla provincia di Pescara, quando è in Abruzzo, ci fu l'avvento e l'invasione della grande distribuzione. E prima che la grande distribuzione mi sotterrasse, come ha fatto con altri imprenditori, di cui io non faccio il nome, che erano molto presenti sul territorio pescarese, io ebbi l'intuito di vendere questi supermercati alle Coop, anche perché noi avevamo i negozi più belli, più funzionali del pescarese. Da lì avemmo poi, io sempre con i miei due fratelli, l'idea di mettere su un'azienda dolciaria. Un'azienda dolciaria, ma noi i dolci li sapevamo vendere, ma non produrre, perché li vendevamo. E lì siamo stati testardi, siamo stati incoscienti perché tutti quei bei soldi che ci dettero le Coop, non vi dico quando, però erano due sacchetti, quelli della spesa, pieni di centoni, di miliardi, li andammo a reinvestire tutto sulla fabbrica dei biscotti, ma oltre sui macchinari, la struttura e quant'altro. Nella ricerca, nel dire al mondo, perché noi oggi siamo presenti in circa 50 nazioni nel mondo con i nostri prodotti, dire signori ci siamo anche noi, e per dire ci sono pure io che faccio i biscotti a Moscufo, quando ci è costato a Pasqua. Uno di quei due sacchetti è andato via. Tutte e due i sacchetti. Oggi stiamo lavorando alla grande, quest'anno portiamo anche quest'anno circa 15 punti di aumento di fatturato, solo che purtroppo mi dispiace che è andato via il Messia Luciano D'Alfonso, io lo chiamo il Messia perché il Padre Eterno ce l'ha mandato a dire belle parole, perché a livello di parole io credo che lui possa fare il commerciante di parole, di venderle, e non vedo altri politici qui presenti. Loro parlano di occupazione, parlano di creare aziende nuove e quant'altro. Io vi devo dire una cosa che forse è un pochino anche vergognoso. Io mi vergogno di essere imprenditore, ma quando meno imprenditore italiano e abruzzese.
L'11 luglio del 2014, praticamente oggi è 10 dicembre del 2015, la mia azienda ha presentato l'ampliamento della fabbrica dei biscotti. Vi premetto che io sono ubicato in una zona industriale. Ad oggi non ancora abbiamo la concessione edilizia. È una vergogna. Io quest'anno la mia azienda ha assunto 10 nuovi dipendenti e ne potremmo assumere anche altri. Loro dicono noi assumiamo e questi qua, i politici non ce lo fanno assumere perché non ci danno la possibilità di poter lavorare, i politici, più che politici, la burocrazia, una burocrazia schifosa, e non aggiungo altro altrimenti mi metto le manette. Giustamente è una protesta motivata quella di Gianfranco Falcone, era una problematica che personalmente conosceva perché spesso ne parliamo, si combatte a volte con i mulini a vento e si combatte a volte contro un nemico che non è palpabile, ecco la burocrazia, ma chi è la burocrazia? Sono le carte, sono gli uffici, sono quelli che non si prendono responsabilità e che passano la pratica ad altri, che poi la passano ad altri e così si perde tempo e così ecco, gli imprenditori giustamente si arrabbiano come ha fatto in questo momento Gianfranco, che ha fatto questo sfogo giustificato e condivisibile. Gianfranco, ma io volevo parlare una cosa, i Cantucci di Falcone, come sono nati? Ma allora, il Cantuccio, allora, noi conoscevamo il Cantuccio toscano, no? Perché i toscani hanno avuto sempre un intuito commerciale superiore alla nostra. Montepulciano toscano, il Montepulciano d'Abruzzo stava sotto e quant'altri, che poi i Cantucci toscani sono i Cantucci immangiabili, però il Cantuccio in sé per sé era il dolce dei contadini, perché quando si faceva il pane fatto in casa, no? Come i contadini avevano la pianta della mandorla, faceva pure i dolcetti, i cosiddetti Cantucci. Noi quando mettemmo su questa una premessa, io quando vendetti i miei negozi su 8 strutture che facevamo circa 100 miliardi di volume d'affare, vendevamo 10 cartoni di Cantucci l'anno della Sapori, per cui mettersi a fare i Cantucci era una follia, però noi abbiamo rispolverato la ricetta del Cantuccio. A posto di fare quel Cantuccio che per mangiarlo bisogna o inzupparlo oppure spezzarsi i denti, abbiamo fatto un Cantuccio friabile che lo si può mangiare senza inzupparlo oppure preso col caffè e quant'altro. Mentre i toscani avevano fatto la pubblicità prendete il Cantuccio col vinsanto, noi lo consigliamo col caffè, poi si può prendere col vinzando, io lo preferisco personalmente inzuppato al Montepulciano. Questo è, allora, avendo fatto un prodotto così friabile abbiamo avuto un successo a più non posso. Oggi la struttura più piccola mi prende 10 cartoni di Cantucci non l'anno ma ogni settimana. Poi abbiamo fatto di Cantucci, ne abbiamo tirato fuori 8 tipi, non è soltanto alla mandorla, al mirtillo rosso, alle noci, al pistacchio eccetera, insomma, al caffè. Quanti prodotti fate di diversificazione, insomma? Oddio Pasquale, ne sarà una cinquantina. 50 tipi di prodotti la dolciaria Falcone. Io spero che possa allargarsi l'azienda, insomma qui c'è la crisi, non ci sono posti di lavoro eccetera eccetera, un'azienda che vuole espandersi, che vuole allargare il suo raggio d'azione, assumere nuove persone, insomma è un assurdo che venga. E non ti ho detto che l'Enel per un aumento di corrente ci hanno fatto aspettare 14 mesi. È un'altra storia. Bene, allora grazie a Gianfranco Falcone, premia Antonio De Leonardis, il nostro presidente dell'Ussi, i giornalisti sportivi. Ciao Antonio, allora i complimenti a Gianfranco, che gli diciamo a queste persone? Hai sentito tu tutti che questa mattinata qui nella Sala dei Marmi, queste persone che lavorano e danno lavoro e sono
le eccellenze della nostra regione. Ma guarda, intanto sono tutte persone che ho avuto la fortuna di conoscere anche nel corso della mia attività giornalistica, sì, cinquantenaria o 60 come la tua del resto. Vorrei tornare, voglio dire, abbiamo, io i loro successi li conoscevo tutti, voglio dire. La cosa principale, vorrei tornare sul tema di questa premiazione, cioè del rapporto speciale che queste aziende hanno avuto con i loro dipendenti, cioè perché questo credo che sia anche una chiave del successo. Sicuramente tutte aziende che, così come è capitato a tutti in Italia, hanno avuto grossissimi problemi dopo il 2001, insomma. Però hanno avuto anche questi enormi successi. Io credo che questo rapporto speciale che hanno sempre avuto anche con i loro dipendenti sia alla base di questo successo. Del resto sono aziende anche molto imprenditori, molto impegnate nel sociale, nello sport. Cioè io stasera ho segnato tanti marchi che, insomma, dal VTS di Walter Tost, che ha fatto la palla a nuoto, alla nuova edile, che tra l'altro anche le mie bambine, che adesso hanno una certa età, hanno indossato le magliette Iale Nuove Edile quando ciclismo eccetera eccetera. Filippo De Ceppo credo che sia il grande rimpianto del calcio pescarese. Io credo che se le contingenze che non dipesero da lui non l'avessero allontanato dal calcio, avremmo vissuto un'altra storia molto molto più bella del calcio pescarese. Ma questo vale, voglio dire, per tutti. Ripeto, la cosa principale è che questa imprenditoria di successo si lega proprio con la qualità anche della vita dei loro dipendenti, e questo credo che sia veramente il successo più grande che hanno avuto finora. Benissimo, premia Gianfranco Falcone Antonio De Leonardis. E come diceva Antonio, sì, molto legati al sociale tutti gli imprenditori, non l'abbiamo ricordato, se Ennio Barbarossa con la squadra di calcio a 5. Scusa Ennio, perché insomma è grandissimi successi. Insomma, imprenditori di successo e che portano al successo anche le attività nelle quali loro puntano e fanno da sponsor. Abbiamo finito, grazie. Chiamo Paolo Minnucci qui sul palco. Lui ha iniziato e lui conclude. A te la parola. Grazie direttore. Io vorrei concludere con una bella foto ricordo di tutti i premiati. Mettiamoci a beneficio dei nostri fotoreporter, perché così concluderemo alla grande questa mattinata magica. Io volevo ringraziare il mio maestro in giornalismo, Pasquale Pacilio, che ha condotto con grande professionalità questa prima edizione dell'Imprenditore Ideale. Naturalmente vorrei anche qui il presidente Luigi Sansone, il presidente della Banca Popolare delle Province Molisane, che ci ha supportato in questa iniziativa che tornerà puntualmente anche l'anno prossimo. Salutiamo anche la nostra madrina Martina Maddalena Mariotti, indossatrice Miss Adriatico. Bene, con questo è tutto. Se mi permetti, caro Pasquale Pacilio, salutiamo tutti gli amici presenti. Tanti cari auguri e in bocca al lupo a tutti dalla Sala dei Marmi della provincia di Pescara. Al prossimo anno, auguri ancora.